Ciao Eugenio, buonasera a tutti. Sono qui a realizzare uno dei miei sogni, ad incontrare un caro amico e uno dei miei miti, Eugenio Bennato. Ma lei, Miriam, c'ha un vantaggio, che viene dall'America, perché vive a Chicago. Allora, questo fatto impreziosisce l'incontro con te, perché è un incontro non casuale. Ha fatto attraversato mezzo mondo, ci racconta cose che vengono da un altro continente, quindi sono contento di vederti. Beh, in realtà Eugenio, tu mi dici che vieni dall'altro mondo, da Chicago. Io sto in realtà finendo il mio militare a Cuneo, che sta durando poco più di 10 anni, cioè non come 3 come faceva una volta Totò, per cui ho quasi finito e sto per rientrare in patria. Quindi insomma, però per il momento sto fra Chicago e Napoli, e a Napoli sto con lo spirito, il corpo lo parcheggio periodicamente a Chicago, quindi. Ma ci sono anche altri continenti, non ti dimenticare. Ah certo, in Australia non ci sono ancora stata e spero di non andarci a vivere. Comunque no, sono felicissima di essere qui perché appunto sono anni che conosco la musica di Eugenio e l'adoro, insomma, e mi piace particolarmente. In particolare c'è un album che io adoro, Questione Meridionale. Lo so, torno sempre su quell'album, dice lui, sono tanti altri album, canzoni, eccetera. È un album col quale mi sono particolarmente identificata da quando appunto sto fuori, soprattutto perché conosco generazioni di figli o di prima generazione, seconda, terza, di emigranti, quindi un po' l'emigrazione che, come dici tu, è cominciata la questione meridionale, no? Iniziata ne parli forse nella canzone 1000, una delle canzoni di questo album, parli dell'emigrazione che l'hanno creata, diciamo così, con l'occupazione sabauda. Comunque insomma, sto facendo un putpourri delle canzoni di quell'album. No, in effetti adesso mi viene in mente, vi ricordavo, è proprio Lincoln Anco che dice: per sconfiggere il brigantaggio e inaugurare l'emigrazione bisogna uccidere il coraggio, e Lincoln Anco è meglio che muore, perché lui è nato Zappaterra e ammazzarlo non è reato, e dopo un colpo di rivoltella l'hanno pure fotografato. E mi riferisco alla fotografia di Lincoln Anco che i piemontesi ci hanno regalato. Le altre canzoni, sempre di questo album, emerge, innanzitutto la cosa che mi colpisce di tutte le tue canzoni, ma di queste in particolare, è che tu introduci sia dal punto di vista timbrico, quindi con uno strumento, ma anche ritmico, qua sono più tecnica insomma dal punto di vista musicale, introduci o anticipi il testo che andrai poi a cantare, o la storia che andrai poi a narrare in queste canzoni, tipo, che ne so, Il mondo corre, oppure Si va, oppure Questione meridionale, Neda, eccetera eccetera. Cioè, scegli di cosa vuoi, insomma, cosa ti dal punto di vista ritmico di queste canzoni che ti sta particolarmente a cuore. Sono contento di questa osservazione. Sicuramente quando ho scritto Il mondo corre, il ritmo è questo. È un andamento andante lento. Il mondo corre, corre, corre forte come il vento, ed io vado troppo, troppo, troppo lento. Il mondo si allontana e mi chiude le sue porte, perché corre, corre, corre troppo forte. E se ne va il mondo con la sua velocità e non aspetta chi non va in fretta e chi non ce la fa, e chi è sempre troppo lento. Eugenio, un'altra cosa che mi colpisce particolarmente di queste canzoni è la tua attenzione, nonostante tu parli dei briganti, per esempio c'è la famosa canzone Brigante se muore, e comunque parli dei briganti, Lincoln Anco, eccetera, e l'attenzione è alle donne, alle brigantesse o alle donne dei briganti, che poi in realtà erano le donne dei difensori della nostra terra in realtà. Perché nel fenomeno, diciamo, storico, vorrei dire bellico, del brigantaggio c'è un fatto straordinario che va sottolineato, è che erano presenti le brigantesse che combattevano. C'è da chiedersi com'è possibile che nel sonnolento ottocento del perbenismo ottocentesco ci fossero delle donne libere armate di fucile. Queste erano le brigantesse, e gli storici se lo dovrebbero chiedere, forse se lo stanno chiedendo.
rarà, una spina nel fianco, ninconank quanakam. Sarà una spina nel cuore, ninconank quanamor. 1859, muore il vecchio re Borbone, e sul trono va suo figlio, 23 anni ancora guaglione. È il momento di approfittare di questo vuoto di potere, in quel regno in mezzo al mare, difeso solo dalle sirene. Questo Miriam, che noi ce la prepariamo, scegliamo la tonalità giusta e la facciamo insieme. Ok. Ciao a tutti, grazie.